Fratelli Juventini e sorelle Juventine, questo è il video che non avrei mai voluto fare, mai, ve lo giuro, col cuore, mai. Non odiatemi, vi prego, per quello che sto per dirvi, anche perché io sono soltanto un umile, come diceva qualcuno cronista, nel senso che vi racconto le cose che so. Se ricordate, feci un video, circa un mese fa, dove vi dissi che avevo avuto delle brutte informazioni, delle brutte notizie. Molti di voi poi sono venuti sotto nel mio canale a commentare, dai, diccele, perché non ce le dici. Io ho meditato a lungo se riferirvele o non riferirvele. Poi diciamo che la cosa l'ho lasciata decadere, l'ho lasciata decantare. Poi in questi giorni ho avuto modo di riaffrontare l'argomento nell'ambito del mio lavoro, che ha ripreso fortunatamente, e con persone appunto che io conosco nell'ambito della società. E purtroppo, visto che i giornali, molti youtuber, molti blog, molti social continuano a scrivere sciocchezze, stupidate, cose non vere, cose inventate, ho ritenuto giusto, per la mia caratteristica, quella che credo contraddistingua il mio canale, quella di cercare di essere coerente, quella di cercare di essere leale con i miei visitatori, vi devo dire che purtroppo quest'anno questo è anche uno dei motivi per cui Guardiola non arriverà neanche l'anno prossimo, ma come vi ho detto dovrebbe arrivare, se tutto va bene, fra 2 anni. La Juventus quest'anno praticamente non ha un euro da spendere. Non vi posso rivelare le motivazioni per cui la Juventus non ha un euro da spendere. Allora, dovete fare una cosa molto molto importante, fissare questa dicotomia. Exo, mettetela da parte, ok? Con tutti i gruppi indotti, Ferrari, FCA, Motors, Fiat, tutto quanto, e dovete mettere da parte anche la Juventus. Ecco, la Juventus dovete vederla come una cosa a sé stante. Allora, la Juventus deve fare con quello che ha. Quello che ha è zero. Zero perché sono stati rinegoziati i diritti televisivi per l'interruzione del campionato, non ci sono ancora state le entrate della Champions League, perché ovviamente è stata interrotta, e quindi diciamo che tutto quanto, tutte le potenzialità sul mercato si sposteranno alla stagione successiva. Cioè, in poche parole, la Juventus in questo momento ha zero da spendere, ok? E ovviamente tutto è deputato alle cessioni. Ora. La fiducia in casa Juve nei confronti di Paratici, vi assicuro che non è superiore a quella che abbiamo noi, cioè è prossima allo zero. Paratici è stato messo lì per tamponare l'uscita di Marotta, perché non può ingaggiare in fretta e in furia un Sabatini, un Pierpaolo Marino, chi volete voi, un Braida, no? Perché no, un Capello o un Lippi, che secondo me capiscono di calcio molto più di Paratici, ma questa è un'opinione mia personale, di cui mi assumo la responsabilità. Il problema è che appunto la Juventus non ha la possibilità di fare investimenti. Ergo, giocatori come Tonali, come Chiesa, come Pogba, come Marcelo, come chi volete, possono arrivare solo ed esclusivamente, ripeto, solo ed esclusivamente attraverso cessioni o scambi. Ora, io non voglio fare la Cassandra e non voglio fare neanche l'avvocato del diavolo, però vi ricordo che l'anno scorso, la stagione passata, l'estate scorsa per la precisione, primo anno in cui il mercato era stato messo completamente nelle mani di Paratici non è riuscito a vendere nessuno. Addirittura non è riuscito a vendere Dybala. Aggiungo fortunatamente, ma non è riuscito a vendere Dybala, cioè uno dei giocatori più forti della rosa, non è riuscito a venderlo. Non è riuscito a cedere Higuain, che avrebbe recuperato un po' di soldi, non è riuscito a cedere Khedira, non è riuscito a cedere Matuidi, non è riuscito a cedere nessuno, Pjanic, nessuno. Anzi, è riuscito ad acquisire dei giocatori insulsi, come Rabiot, come Ramsey, che è sempre rotto, speriamo che guarisca, ovviamente, perché per me è bravo, e ovviamente come Danilo, facendo delle plusvalenze, addirittura non ricoprendo il ruolo di riserva al terzino sinistro, perché vi ricordo che la Juventus in tutto il mondo, terracqueo, è l'unica squadra che ha 3 terzini,
due titolari a destra, per modo di dire, De Sciglio e Danilo, e uno e basta a sinistra, Sandro. Meno male che è arrivato il coronavirus, perché se si faceva male Sandro, giocava mia nonna sulla fascia sinistra come terzino. Quindi non è capace di costruire le squadre e non è neanche capace di vendere. Cioè, in poche parole, se noi siamo degli animali paratici, io credo che possiamo tranquillamente metterci tutti le mani nei capelli. Tutti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti. Perché, ripeto, non ci sono soldi da investire. Quest'anno il mercato sarà fatto con gli scambi o con le cessioni. Vendo a 40, compro 40. Vendo a 60, compro 60. Vendo a 10, compro a 10. Scambio alla pari, ok. Oppure scambio alla pari con plusvalenza per noi. Quindi grida vendetta, grida enorme vendetta, non aver accettato lo scambio nel mercato di gennaio con Rakitic, perché ci davano 12 milioni più Rakitic. Adesso noi avremmo già tamponato il centrocampo, non avremmo più un giocatore che non serve a niente come Bernardeschi, ok? E avremmo Rakitic più 12 milioni incassati. Invece così adesso, ferma restando la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Magari Rakitic non vorrà più venire a Torino, a quelle condizioni. Anche se, ripeto, lo stava trattando, ma ripeto, tutte le trattative che leggete sui giornali, tutte, vero o finte che siano, molte sono finte, ve lo ribadisco, sono finte, ma molte delle trattative che leggete, leggerete, ricordatevi che non dovete prescindere dal fatto che la Juve non ha un euro da spendere. Attenzione che io non ho detto che la Juve non ha un euro, non ho detto che la Juve è in bolletta, non ho detto che la Juventus è sull'orlo del fallimento, ho detto che la Juventus per questa sessione di mercato, quella che dovrà portare a rinnovare la squadra, e secondo me anche molto, non ha un euro da spendere. Ribadisco, non ha un euro da spendere. Quindi, se non ha un euro da spendere, dovete tenere in debito conto che siamo nelle mani della provvidenza. La provvidenza, ahi noi, si chiama Fabio Paratici. Se Fabio Paratici, perché nella vita io sono sempre pronto a stupirmi e a rimangiarmi quello che ho detto, se Fabio Paratici non si dà una svegliata, non si dà una svegliata e ci dimostra di essere nel posto giusto, cioè che lui veramente merita di essere in quel posto, ok? E non che ce lo mandiamo noi in quel posto, scusatemi il gioco di parole, noi purtroppo siamo messi molto male, molto 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 male. Attenzione, attenzione, rammento, perché tutti i miei video si collegano, non sono anacronistici, che CR7 ha chiesto garanzie tecniche, Sarri ha chiesto 4-5 giocatori adatti al suo gioco. Ora, CR7 ha chiesto garanzie alla società. Sarri ha chiesto garanzie alla società. La società ha messo tutto nelle mani di Neve e soprattutto di Paratici. Domanda che vi faccio in conclusione di questo video. Voi adesso, dopo questo video, dove vi ho rivelato le cose che ho saputo già un mese fa, che ovviamente sono state ancora più amplificate dalla crisi che si è susseguita alla pandemia. Sapete che hanno chiesto sussidi allo Stato, voi sapete meglio di me se conoscete la storia della Fiat, la storia della famiglia Agnelli, che quando chiede sussidi, guardate, andate a vedere, è storico per chi è più giovane che non lo sa, ogni volta che la Juventus, la società, scusate, chiede sussidi al governo, poi la campagna acquisti è prossima allo zero. Mi ricordo un anno che la Juventus avrebbe dovuto comprare dei grandi giocatori sparsi per l'Europa. Tenne un vecchio Tardelli, tenne un vecchio Gentile, ancora un anno, tenne un vecchio Paolo Rossi, cioè giocatori che avevano dato tutto alla Juventus, avrebbero dovuto rinnovare con un nuovo centravanti, un centrocampista, un nuovo difensore, li tennero ancora un anno perché avevano chiesto la cassa integrazione per i dipendenti della Fiat. Faccio cenni storici così vedete che non è che dico delle cose a casaccio. Poi fortunatamente la cosa si risolve, rientra tutto e l'anno successivo c'è fuori il cambio generazionale. Vabbè, la Juve poi non vinse più perché sbagliò gli acquisti. Però almeno rinnovo la squadra, poi si tornò a vincere tanti tanti anni dopo. Ecco, io quando io dissi l'altro giorno che secondo me siamo alla fine di un ciclo, non l'ho detto perché così mi sono svegliato la mattina, non sapevo cosa dire. L'ho detto perché avevo questa notizia che so già da un mese. Questa cosa si è, diciamo, amplificata ed è peggiorata, perché nel frattempo è subentrata la richiesta anche della società al governo per sussidi, appunto per difficoltà nelle catene di montaggio, nelle fabbriche della Fiat, che sono molto più importanti, ribadisco, sono molto più importanti che i giocatori di calcio, che la Juventus. Io preferisco che aiutino delle persone che vanno a lavorare tutti i giorni, che non la Juventus magari vinca l'ennesimo scudettino, ok? E addirittura anche la Champions. Quindi, signori, mettiamoci il cuore in pace. Se Paratici farà i miracoli, noi saremo qua, io sarò il primo qua ad applaudirlo, a fargli grande Fabio, con nulla hai fatto. Cioè tu praticamente dobbiamo sperare che improvvisamente Paratici venga illuminato sulla via di Luciano Moggi, perché vi ricordo che Luciano Moggi con nulla, o meglio, cedendo Zidane, che era un grande giocatore ma non ce l'aveva fatto vincere la Champions,
di solito di Zidane prese Buffon, Nedved e Thuram. Scusate se poco. Quindi noi l'unica speranza che abbiamo è che riesca a vendere piani Sandro e magari, che ne so, Higuain piuttosto che Rabiot, piuttosto che Danilo, e porti a casa un Pogba o porti a casa un Rakitic, un Marcelo, un chi volete voi, ok? Perché sapete che di mercato non parlo. Quindi, signori, si deve fare il mercato con nulla, con niente. La Juve non ha un euro da spendere. Vabbè, veramente, non credete alle panzane che sentirete in giro: la Juve ha 200 milioni qui, ha 300 milioni qui. No, la Juventus li ha i soldi, ma non li può investire. Non li può investire. Ha già impegni in altre strutture, l'hospital, l'albergo, gli alberghi, la ristrutturazione della Continassa, tante cose. Quindi, signori, ricordatevi sempre che quando si fanno i conti in tasca degli altri, o si hanno notizie fondate, o altrimenti non si fanno. Io le notizie che la Juventus quest'anno non farà un mercato sontuoso, anzi tutt'altro, le ho da fonte interna. Penso che sia anche giusto mettervi al corrente, così magari evitiamo di fare voli pindarici o sogni, no? Sogni realizzabili. Poi ripeto e concludo, se ci faranno ricredere facendo operazioni di mercato clamorose, non so, scambiano Rabiot con Pogba, magari con pochi milioni di euro a vantaggio del Manchester, oppure arriva un Rakitic, ci danno dei soldi a noi, oppure arriva un Marcelo a parametro zero e magari gli fanno un contratto ridotto, allora chapeau, complimenti, grande Juve, applauso. Ma ripeto, io sono molto molto scettico, non alla luce di mie opinioni, alla luce dei fatti di cui sono venuto a conoscenza. Fino alla fine, forza Juve.